Ciao a tutte e a tutte, oggi un nuovo video. Iniziamo con il video haul Primark e poi passiamo ai regali di Natale. Ah, innanzitutto mi scuso se non sono centrata e guardo verso di là, ma sto registrando col telefono e ho lo schermo del computer che mi fa vedere cosa registro per vedere se metto a fuoco. Partendo da Primark, mi sono innamorata di questo set di pennelli della collezione The Nightmare Before Christmas. Ha tutti questi dettagli carinissimi su appunto la presa del pennello, mi piace un sacco. Sempre per quanto riguarda pennelli, ho preso questi qua che sono dei pennellini un po' più piccoli, Eyebrow e Lip Set, perché li userò per l'accademia, dato che mi servivano dei pennellini piccolini per mettere lucida labbra. Poi ho preso delle spugnette a 2 euro, queste fanno sempre comodo. Una fascia per la skincare, questa qui color acquamarina, che ho pagato 2,50 euro. La colla duo, perché io vado principalmente da Primark per comprare maschere, colla duo e dischetti struccanti. Questa qua mi sembra di averla pagata o 5 o 6 euro, quindi relativamente poco, perché se no costa 10 euro e è quella con l'applicatore. Ho preso, sempre per quanto riguarda skincare, questo siero contorno occhi alla vitamina C che ho pagato 4,50 euro. Questa crema notte per il viso a 6 euro. Detergente viso a 3 euro che mi piace un sacco, sarà tipo la quinta volta che lo ricompro perché è al mentolo. Quindi la mattina quando vado a lavarmi il viso prendo e mi risveglio subito. Salviette struccanti 1,80 euro, due pacchi all'olio di argan, molto molto comode queste. Poi mia mamma si è comprata questi che sono gli stretch, non so come si chiamano, insomma comunque quelli per il naso, pagati 2 euro l'uno, quelli che levano i punti neri, e devo dire che funzionano abbastanza. E io ho fatto la scorta di tutte queste bellissime maschere per il viso. Ho finito le cose di skincare e di make-up. Ho preso queste che erano alla cassa, tre pacchetti di Mentos tipo 1,10 euro, 1,50 euro, quindi le ho prese subito. Poi, passando per quanto riguarda alle cose d'abbigliamento, ho preso questo che è stato uno dei miei acquisti più belli, che praticamente è un bomberino un po' allunghetto, è questo grigio che voi vedete in telecamera, ma è tipo un verde petrolio col cappuccio, che mi piace un sacco. Poi ho preso dei semplicissimi leggings per fare palestra, questi sono quelli là che si rigirano. Ho preso una tuta nera, perché raga, avevo bisogno di una tuta, ce n'avevo una sola, io uso sempre le tute. E mi sembra che i leggings li ho pagati 7 euro, la tuta o 7 o 9 euro e invece il bomberino sui 25. Ho preso questi che sono dei calzini di Baby Yoda, tre paia che ho pagato 5 euro. E ho preso questi fatti così, questi qua con tutti i Baby Yoda disegnati e questi. Da Primark ho finito. Sono passata a Piazza Italia. Questo bellissimo che mi fa impazzire, zainetto tipo di cinghia color rosa antico. E mi piace un sacco. L'ho pagato invece che 15 euro, 10 euro. E questi sono troppo comodi per quando vado in accademia o in giro perché sono degli zainetti abbastanza piccoli. E ho preso ben due paia di scarpe. Ho preso queste che mi piacciono un sacco, color pastello, verde pastello, rosa, viola, lilla. E le userò per fare palestra. Ho preso queste. Fatemi passare il termine, simili alle Jordan, vanno qua che presi a Barcellona tipo 2 anni fa e le pagai molto meno a Barcellona di quanto costano qui a Roma in Italia e sono praticamente identiche, questo leopardato e questo rosso e questa stellina e le ho pagate 10 euro l'una, costavano 15 e le ho pagate ancora di meno, quindi top, ho detto ma che le lascio lì per 15 euro me le prendo. Ok, direi che il video haul è finito, adesso passiamo con i regali di Natale. Sono quasi tutti stati dei regali di make-up, ovviamente, perché i miei amici, i miei familiari sanno quanto mi piace il make-up. Non ve li mostro tutti, i regali da parte dei nonni del mio ragazzo, dei miei suoceri, non ve li faccio vedere perché li ho messi un po' sparsi tra accademia e cose mie, comunque sempre make-up. Che me l'ha fatto la mia migliore amica con il mio migliore amico, che sono della Kiko. Allora, questo che è un water eyeshadow, un ombretto, colorazione 200 e è questo color champagne che è veramente veramente troppo bello. Questo che è un mascara che non ve lo apro per una questione che ho tanti mascara, quindi lo aprirò quando lo userò così che non si secca, ma è quello volumizzante, lo conosciamo tutti perché è uno dei più famosi della Kiko. E infine che indosso adesso sulle labbra e mi fa veramente impazzire, Hydra Lip Gloss colorazione 30. Questo qua, raga, cioè, vogliamo parlare, penso sia uno dei colori più belli e ce l'ho sulle labbra adesso.
per quanto riguarda regali make-up, mia cugina con il suo fidanzato mi hanno regalato queste, che sono dei matitoni glitterati. Ora qua ne vedete di meno perché li ho un po' divisi tra matitoni da utilizzare per il lavoro e per me, insomma, personali. Questi sono quelli appunto che ho scelto per utilizzarli per me e sono molto molto belli perché sono tutti glitterati. Il mio santo del fidanzato, che non è questo il regalo di Natale, questa è una cosa in più, mi ha fatto i tre matitoni Ico Pizzarro della Nabla. Quindi il colore nero, il colore marrone e questo che è uno di quelli nuovi, che è il Arrow Shine Amira Amira. Non so bene come si dica. Magari vi metto una clip appunto dei matitoni swatchati perché questi raga hanno una sfumabilità assurda. Diciamo che il regalo non mi piace dire più bello perché sono tutti belli in una maniera diversa, ma questo proprio. Non lo so, non so che dire, quando l'ho scartato sono morta dentro. Il calendario di Charlotte Tilbury. A parte che esteticamente parliamo di quanto sia bello con questi pomelli tutti diversi, rotondi, con le stelline, quindi è proprio bello. Poi qua sopra c'è la parte che si può aprire con una frase di Charlotte e dentro tutto quello che ci ho trovato, insomma. Adesso credo di avere una clip con tutto quello che ho trovato, non ve lo posso far vedere nel dettaglio uno per uno, semplicemente perché ho messo un po' sparso, un po' cose che uso io, un po' cose che uso per l'accademia, quindi ho un po' sparso, ma sono innamorata. E per quanto riguarda trucchi ho finito, ripeto, le altre persone mi hanno regalato delle palettine, delle matite, dei mascara, quindi tutto top. Mio zio insieme a mia mamma mi hanno regalato il Kindle. Voi sapete che io amo leggere, si può vedere anche da qua dietro appunto la libreria. Io amo leggere, solo che comunque ogni libro ha un suo prezzo, anche per una questione di spazio, perché come potete vedere non c'è molto più spazio. Quindi mi sono fatta fare il Kindle, dove i libri costano molto meno, è più comodo portarlo in giro magari quando vado a casa del mio ragazzo. E mia mamma mi ci ha fatto trovare sopra altri due o tre libri, un po' lo stile che piace a me, ma voi se mi seguite su Instagram già lo sapete. Bene, questo era appunto il mio video haul con i regali di Natale. Fatemi sapere voi cosa avete ricevuto, fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video. Grazie, grazie, grazie per i 1000 iscritti, siamo arrivati a 1000. Un bacione davvero a tutte le persone che mi seguono. Io spero che il video vi abbia tenuto compagnia. Come sempre vi lascio il mio link di TikTok qua sotto e anche di Instagram sul profilo Makeup. E niente, ci vediamo al prossimo video.